Gianni Colacione, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla giornata conclusiva qui all'Hotel Summit a Roma, in compagnia di Giuseppe Falco, ovviamente iscritto e membro di giunta dell'associazione Luca Coscioni, peraltro il volto già noto, già ho avuto il piacere di intervistarlo e gli chiediamo, ovviamente siamo ormai in fase conclusiva, se è possibile secondo lui fare riguardo alle impressioni in generale un consuntivo un po' di questo congresso. Grazie, buon pomeriggio pure a chi ci vedrà, buon quello che sarà. Allora, un consuntivo di un congresso come il partito del Partito Radicale Transnazionale è molto complesso, nel senso che da un lato ci sono le suggestioni dei singoli oratori sui vari temi, noi abbiamo spaziato da tutte le criticità, diciamo, del globo, dalla primavera araba, i problemi che sta vivendo l'Unione Europea, abbiamo parlato anche dell'Asia con i montagnari. Abbiamo parlato anche della Cina con le varie minoranze, in primo luogo con i tibetani, quindi la sintesi sicuramente comprometterebbe la completezza di quello che stava fatto. Per chi ha avuto modo di ascoltare attraverso Radio Radicale i singoli interventi noterà che si sconta un po' una frammentarietà, per quanto si facciano delle anche commissioni unitarie che cercano di tirare il filo. Ogni oratore, ogni persona, tanto più tra virgolette sfortunata del globo, arriva e ti racconta la sua storia. La cosa interessante, e questa è una suggestione che vorrei dire, è che alcuni oratori, specie anche l'iscritto del Mali, eccetera, cominciano a approcciare anche alle loro questioni con una visione transnazionale. Cioè, è molto facile spesso per chi tra virgolette è più ricco, sta meglio, compatire ed essere portato a solidarizzare con l'altro che è in situazioni in cui i diritti umani per esempio sono più compromessi, ma il salto in più è cercare di dare la consapevolezza alle minoranze del mondo di quale strumento per affrancarsi da quelle costrizioni e compromissioni dei diritti fondamentali è proprio quello di riconoscere anche i problemi altrui e attivarsi anche per quelli. Ovviamente può sembrare paradossale perché io che sono nel Mali e ho N problemi di Stato di diritto possa preoccuparmi di quello che avviene le minoranze etniche della Cina, e invece il Partito Radicale consente proprio questo, cioè di trovare dei fili comuni di impostazione, di programmatica, di lotta e di iniziativa politica attraverso un soggetto che, lo ricordiamo, non è un soggetto politico ma è una ONG di primo livello all'ECOSOC, all'ONU, e banalizzando è come Amnesty International, con in più la possibilità di dare direttamente voce alle minoranze e rendendo le protagoniste. Non ci sono delegati, ognuno che si iscrive ha piena cittadinanza in questa struttura. Secondo argomento, non so se l'avresti comunque posto tu, siamo agli sgoccioli, ora bisognerà capire come rientrare nella legalità statutaria di un partito che comunque sono anni che non riusciva a riunirsi in plenaria, quindi ecco, non entro troppo nel merito, ma c'è il problema del Senato Radicale che è possiamo dire la cabina di regia dei vari soggetti radicali, Associazione Coscioni, Radicali Italiani, tutti i soggetti costituenti che in qualche modo formavano un consiglio per gestire il Partito Radicale commissariato. Ora questa può essere l'occasione per rilanciare, per trovare nuovi modi di organizzazione e soprattutto per cercare di fare iscritti anche non soltanto italiani, perché il problema è l'italianocentrismo. È vero che con Marco Pannella, con Emma, un po' è naturale che ci sia questo, ma soprattutto la base è importante che sia transnazionale e internazionale. Anzi, proprio su questo vorrei porre l'attenzione, in ultimo, ho parlato tutto da solo, poi se vuoi mi chiedi qualcos'altro. È qui apposta. No, spero non stare qui apposta per parlare da solo, ma molte delle cose radicali che sembrano sogni, un po' di follia, eccetera, lo stesso parlare di transnazionalità, transpartito, oltre ai giochetti di parole che si possono fare rispetto all'italiano, fino a poco tempo fa venivi guardato con strabuzzavamo gli occhi perché il termine corretto era internazionale, un'organizzazione internazionale. Oggi è assolutamente un dato acquisito e tutti si definiscono transnazionali, cioè il superamento della logica degli stati come inter, che significa proprio tra soggetti paritari che sono statuali, mentre il trans è orizzontale e
attraversa la società, non i rapporti formali tra stati. Bene, questa è una conquista anche linguistica che noi ci dimentichiamo di aver in qualche modo anticipato e portato avanti, così come la non violenza. Oggi chiunque sia contrariato, anche per motivi che noi non condividiamo, non condivideremmo, ritiene comunque io faccio lo sciopero della fame. Questa reazione non bellicista è qualcosa stata anticipata, adesso mi piace immaginare che sia stata anche attraverso l'esempio indotta e inoculata nel sentire comune, però in questa casa già avveniva, quindi anche attraverso mutazioni linguistiche e condotte delle persone più disparate e diverse da noi, mi piace vederci un po' di radicalità nella capacità di anticipare. Spesso siamo pochi, ma siamo avanguardisti come alcuni tipi di idee e sensibilità che poi pian piano fanno parte della società. Tanto questo quanto, a maggior ragione, conquiste quali la moratoria delle esecuzioni ONU, lo stesso Tribunale Penale Internazionale che ora si sta attivando in varie circostanze in Africa, anche in paesi in cui non avevano sottoscritto lo statuto, quindi tecnicamente non vigeva. Bene, questi nuovi regimi, nel corso del regime change, soprattutto in Africa, si accetta questa giurisdizione internazionale che è quanto di più rivoluzionario nella storia del diritto penale, del diritto nella storia dell'uomo, possa avvenire: un tribunale perenne che in modo continuativo si incarichi di attribuire le responsabilità penali dei capi di Stato e anche di altri soggetti che fanno crimini di guerra e cose simili. Ci sono tanti limiti, ma il gioco è proprio questo: un millimetro, come un passetto in avanti nella direzione giusta, finché ne abbiamo la possibilità. Corriamo in pratica il rischio, intanto chiedo i tempi, se ancora ci abbiamo un pochino, ok. Corriamo il rischio che praticamente questi popoli del Nord Africa, ma abbiamo avuto anche la possibilità di intervistare degli ospiti al di sotto di quella fascia di queste rivolte arabe, perché l'interesse mediatico poi pare che si limiti solo là, ma sotto c'è altra gente che anche ugualmente soffre, ma che comunque questi popoli, diciamo, della fascia delle cosiddette rivolte arabe, ci sorpassi in sentimento e in desiderio di democrazia e rispetto dei diritti, ma anche di transnazionalità, perché sono stati fatti alcuni passi, abbiamo sentito per esempio che sorpassano l'identitarismo, e soprattutto a seguito di un'analisi che ho sentito da Gianfranco Spadaccia, la patria soprattutto dell'idea democratica europea si sta involvendo su quello, mentre invece in questi popoli che la democrazia non hanno mai conosciuta, il sentimento democratico sta esplodendo, la richiesta di democrazia. Beh, questo in un certo senso mi sembra anche ragionevole. In che senso? Che c'è l'entusiasmo. Quando tu hai finalmente qualche cosa, facciamo una metafora di una relazione di coppia, all'inizio è chiaro che è talmente forte l'entusiasmo che tu anche i difetti di questo sistema, soprattutto continuando nel parallelismo, se era un periodo che non avevi possibilità, non avevi, eri single, quando riconosci qualcuno, inizia una relazione, è chiaro che riponi ed hai una forza incredibile nel sviluppare e affidare le tue speranze in questa nuova sperimentazione. Adesso, abbandonando la relazione di coppia, tornando alle relazioni fra stati, è chiaro che queste, soprattutto quello che è accaduto in Nord Africa, ma anche, come dicevi tu, anche nell'Africa subsahariana, è il riferimento internazionale per le elite che hanno consapevolezza, che hanno strumenti, che vedono i nostri media. Si spera sempre che dall'esterno qualche si possa fare di più, e il Partito Radicale in qualche modo questo si incarica di fare, attivando le giurisdizioni internazionali, il Parlamento europeo, le società regionali, quindi attraverso i trattati internazionali cerca di fare questo. Però secondo me è del tutto legittimo, noi siamo stanchi. E quando si è stanchi si abbassa la guardia. Quello che sta accadendo in Ungheria in questo momento in Europa, con una costituzione che è patentemente identitaria e ostile alle minoranze eccetera, è una cosa preoccupante, e come tutto va mantenuto e va data la consapevolezza ai cittadini educati alla democrazia.
secondo me la stanchezza è anche un ciclo che si affronta, però ecco, quando si è stanchi bisogna alzare la guardia, noi dobbiamo avere, come al solito, essere avanguardisti anche al nostro interno e tenere retta la via. Un secondo proprio, c'è l'antipolitica illegittimata da una prassi, da una protervia e da un meccanismo di accaparramento di risorse che è illegittimato, ma con questo non si deve compromettere quello che è la rappresentanza. Piuttosto che diminuire i parlamentari, diminuiamo tutti quei finanziamenti a fondo perduto. I parlamentari sono, se non altro, più sono, tra virgolette, più il collegio è piccolo, più tu sai chi è e ti puoi lamentare. Queste sono tantissime altre cose, ma anche gli altri ospiti e questo canale informativo, di cui non sappiamo il nome, ma a breve lo sapremo e vedremo, avrà modo sicuramente di trattare e approfondire. Ringraziamo molto della cortesia Giuseppe Falco e gli auguriamo buona fase terminale del congresso, che è poi la fase più importante, quella delle votazioni. Assolutamente sì, anche a voi. Grazie ancora. Ciao.